Cosa resterà di questa Summer Challenge? Buongiorno, bentornati a un nuovo video. Questo è il riepilogo della Sissianita Summer Challenge che si è conclusa ieri. Oggi il 31 si doveva far uscire un video riepilogativo e mi ero un pochino dimenticata, infatti mi è preso un colpo perché ho già preparato tutti i video da far uscire e quindi c'è un buca anche questo. Allora, erano 10 criteri da rispettare per partecipare a questa challenge. Io sono riuscita a finirla 15 giorni prima, più o meno 20 giorni prima, ecco perché era intorno al 10, quindi 20 giorni prima l'ho sono riuscita a finirla tutta, complice anche vari attacchi di insonnia, tipo le 4 del mattino. E che fai se non leggi? Non sono una di quelle che si mette a pulire casa, fa le lavatrici, no, le faccio un orario cristiano, diciamo quella fase l'ho passata con le nottate con Sofia, quindi quando ho l'insonnia io leggo e mi porto avanti le letture, ok? Vedete in ordine com'erano i criteri e vediamo realmente, ecco perché l'intro. Che cosa mi è rimasto di questi libri che ho letto? Allora, un thriller da leggere in spiaggia. Io ho scelto I fiumi di porpora di Granger. Sicuramente un thriller, io l'ho definito vecchio stile, nel senso che non è come quei thriller psicologici che c'hai 3.000 informazioni, caccia all'uomo, che corrono da una parte all'altra della città e tu c'hai tutte queste informazioni e non riesci, cioè, te lo bevi praticamente. No, questo no, questo è un thriller vecchio stile con i colpi di scena al punto giusto, due poliziotti dal passato abbastanza oscuro, un po' troppo violenti secondo me, però assolutamente un bel thriller sulla genetica. Mi sono sentita in dovere anche nell'altro nel video riepilogativo insomma che facevo della settimana di consigliarvelo perché comunque mi è piaciuto molto e me lo ricordo tutto, quindi questo è già un dire, io che ho la memoria tipo Dory, infatti la mia amica mi chiamava Dory perché io in realtà ho la memoria come Dory, non mi ricordo niente dopo che mi ha detto una cosa e già me l'ho scordata, fa parte del mio fascino, ecco. Quindi un libro, un thriller sulla genetica che mi è piaciuto tanto, ambientato in una città di montagna, quindi ambientato in montagna con queste ambientazioni un pochino. Guarda, Serena mi ha detto tipo ospedale, comunque molto, molto asettiche, molto. Sì, le descrizioni sono, come posso dire, montanare, nel senso molto semplici, non è tutto come in città che ci sono palazzi, cose, no, qui ci sono case, comunque i cadaveri vengono ritrovati in montagna, quindi un ambiente un po' particolare dove ambientare un romanzo che io però vi consiglio di leggere. Ok, quindi questo abbiamo fatto. Poi, due, un libro con la copertina che ami. Io amo tutto il libro, poi ho scoperto leggendolo anche la trama. Questo è un libro che mi ha regalato Sissi. Bacione, ci hai preso alla grande, Sissi. E la copertina con questo azzurro mi dava tra veramente un senso di pace e tranquillità. Questa è la storia di due sorelle che, come sempre, una è l'opposto dell'altra e non si parlano da anni. La sorella più piccola, sì, più piccola, ha diciamo una storia un po' più travagliata rispetto alla sorella più grande alle spalle e quindi decide di lasciare tutto e ritornare nella città natale che lei aveva rinnegato in passato e si porterà dietro la figlia. Questa famiglia è un po' particolare perché è un po' tipo strega, se vogliamo dire, perché c'è un albero che ti tira le mele da solo così e chi mangia la mela, saprà qual è l'avvenimento più importante della sua vita. Quindi diciamo che ti predice un po' il futuro. E poi ad esempio c'è una zia un po' particolare che ha sempre qualcosa da regalare a qualcuno e quel qualcuno lo deve accettare perché poi va a finire che gli servirà. Questa signora non sa niente, non sa perché, non sa per come sente un prurito alle mani e lei quella cosa la deve regalare. Quindi magari si ritrova ecco, durante la notte fuori casa a portare delle coperte, un cuscino alla protagonista del nostro romanzo e infatti lei poco dopo ospiterà la sorella e non ne sapeva niente, ecco capito? Quindi è un po' così, un po' come mi viene. Quando regalo i libri, ecco, a me in quel momento mi viene in mente quella persona, io so che quel libro è giusto per quella persona, una sensazione un pochino strana e non sempre, non con tutti mi capita, ecco. E quindi niente, è un romanzo culinario perché comunque lei è una cuoca e a seconda dei cibi che cucina, lei c'ha il catering, la nostra protagonista, a seconda dei cibi che cucina, fa cambiare idea alle persone o comunque instilla in loro, ad esempio, alcuni dubbi. Una cosa molto bella che in fondo c'è il ricettario, quindi con tutte le erbe. E a che cosa servono? Tipo, l'angelica si adatta alle necessità, ma è particolarmente indicato per calmare i bambini per attivi a tavola. Il bulbo di giacinto causa malinconia e rimpianto per il passato, usare solo bulbi essiccati, fiori per viaggiare nel tempo. Ecco, una cosa un po' particolare così. Ci
Ci volevo fare una ricetta abbinata, mo vedremo se riesco a organizzarmi con le ricette. Vorrei partire con le ricette sul canale, ma non riesco ad organizzarmi con la cavolo di fotocamera, ho problemi e quindi le ricette, cioè il mio canale voleva essere libre ricette e in realtà per adesso è solo libre. Comunque vediamo come andrà quando a settembre si riparte. Poi, quindi questo, scusate, poi divago, questo consigliatissimo assolutamente. Poi, 3. Un libro con una copertina che ti ricorda l'estate. Io, se non erro, avevo scelto questo, Olivia Giusta dall'immaginazione iperattiva, per sta ragazza che nuotava dentro il drink. Allora, questo è carinissimo, questo libro. Ovviamente parla di Olivia Giusta, che è una giornalista che però tende a vedere un po' gli inghippi dove non ce ne sono, tipo incontra questo uomo fascinoso così e lei si immagina subito che è Osama Bin Laden. Tu lo sai, cioè tu che lo leggi, no, fai così e chiudi. Che cosa stai dicendo, Olivia? Che cosa stai dicendo, Olivia? Non può essere Osama Bin Laden. Cioè, lei tipo arriva ad inventarsi che ha fatto l'operazione Osama Bin Laden e si è tagliato le gambe di 12 centimetri perché questo è più basso. Cioè, veramente fuori con l'accuso. Però la cosa bella di questo romanzo, nonostante andando avanti, tu alla fine ti domandi, cioè ti viene, ti domanderai fino a che punto Olivia Jules veramente ha l'immaginazione iperattiva. Qualcosa di verità ci sarà sicuramente se gli vengono in mente queste cose. Quindi voi continuate a leggere e è carinissimo, veramente col sorriso sulle labbra ho finito questo libro, mi è piaciuto tantissimo. Non vi aspettate chissà che cosa, perché è il solito lei che combina casini, che non fa mai quello che gli viene detto, va addirittura alla serata degli Oscar insieme a Brad Pitt. Oh mio Dio, mi è piaciuto da morire leggere lei che va alla serata degli Oscar, è favoloso, mi è piaciuto tanto, quindi lo sapete, mi è piaciuto, eccolo qua. Carino, 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 sono rimasta molto molto soddisfatta delle letture che ho fatto per questa challenge, infatti mi sono caricata, mi sono galvanizzata, ok. Poi, 4, un libro che è in libreria da tanto e che è già in programma quest'estate. Allora, ho scelto Stagione dei matrimoni, che l'ho comprato una vita fa praticamente, mi sa che neanche ero incinta, quindi fate conto, sono sposata da 6 anni, sono 7 anni che sto con Andrea, mi sa che ancora o ero sposata da poco o non ero sposata, quindi sono 6-7 anni che ho sto libro e stava lì, mi guardava ma non prendevo coraggio. In realtà è una bellissima, una storia carinissima, non bellissima, che proprio eccelle, che proprio è gagliarda, ecco, come prima che questi termini uso e poi mi viene il dubbio. Comunque, non è, diciamo, c'è un po' di cliché, sinceramente, però si legge bene. Io in 4 giorni, mi pare, se non ricordo male, me lo son finito. Lei è una ragazza che si occupa di matrimoni, ma lei è contro il matrimonio, naturalmente. Capiterà, mi sembra una trama rivista, con cui io già ho letto qualcosa del genere, capiterà che il giorno del suo matrimonio della sorella coinciderà con il matrimonio più importante del secolo di una star, importante, quindi lei si dovrà dividere tra un set e un altro. Naturalmente ci sarà quel ragazzo che il fotografo Luke, mi pare, il fotografo che sicuramente prima non si può non vedere e poi ci andranno a tuzzica, e poi ci sono le amiche che comunque cambieranno la storia, la loro storia in corso subirà un cambiamento e quindi diventeranno amici e tutti troveranno il grande amore e tutta pace fatta, ok. E questo un po' è il libro, quindi un po' scontato, ma sicuramente un libro consigliato per il periodo primaverile, quando cominciano a sbocciare l'odore dell'amore, dell'erba fresca, ecco, insomma un libro fresco così, frizzantino, neanche tante di quelle scene proprio che da sbellicarci sopra, da ridere, però se vi piace il genere secondo me è consigliato, ecco, un po' tiepidino mi è rimasto come ricordo, ecco. Poi questo lo butterei. Il secondo libro di una serie che è già iniziato, e sto parlando di Shadowhunters Città di Cenere. Mi dispiace dire così perché il primo mi è piaciuto tantissimo, il secondo, ragazzi, no, non si può leggere, no, non si può, cioè Clary è veramente da via schiaffia, gli sta bene quello che succede alla fine, io non vi dico niente, ma gli sta bene che rimane da sola, tra virgolette, gli sta bene, ecco, perché non puoi tenere sulle spine così le persone, dai, su, e poi non mi sono piaciute manco le scene di battaglia in questo, non lo so, l'ho trovato molto 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 scontato, speriamo di rifarci col terzo, non ci voglio perdere manco più discorso, perché quando lo vedo mi viene l'urto, perché veramente sembra di leggere Twilight alla parte demone,
Mo, magari per Twilight è pure un'offesa, però a me Twilight non è piaciuto, quindi io l'associo a Twilight direttamente. Ecco, che coerenza. Quindi io l'associo a Twilight in stile demoniaco. Quindi veramente, veramente non mi è piaciuto. Mo, speriamo col terzo. Però farò passare un po' di tempo perché questo a me già mi fa girare il chiccherone. Manco l'avevo inserito quando sono a prendere i libri. Non mi ricordavo, mi è toccato guardare sul quaderno che l'avevo proprio resettato. Ecco, l'avevo proprio eliminato. Poi. 6, già siamo a 6. Il libro. Il libro, il cui titolo inizia con la prima lettera del tuo nome. Stiamo parlando a Apocalypse Baby, ho scelto di Virgin Despentes. Un libro crudo, duro, un libro sboccato, violento, questo più che altro è un libro ritratto della società, ecco, ambientato a Parigi e. Una ragazzina scompare e viene messa alle sue calcagne, alle sue calcagne, viene messa alle sue, oddio non mi viene la parola ragazzi, oddio, viene messa alla sua ricerca, ecco, vado vergogna, poi non so tagliare, peggio quello, viene messa alla sua ricerca un'investigatrice privata che però siccome non so dove mettersi le mani chiede aiuto a un'altra investigatrice che è definita la Iena perché è veramente, veramente cattiva, ecco, però tra di loro si crea una sorta di legame, una sorta d'amicizia e la prima, dunque, Lucy Toledo, che è l'investigatrice, diciamo, che gli avevano affidato il caso all'inizio, scoprirà qualcosina in più di sé, stando sempre a contatto con la Iena. Finale particolare che sinceramente non mi aspettavo. È stata un po' una doccia fredda come libro, no, cioè qui defi era definito, ve l'avevo detto poi, un thriller. Una comedy, una black comedy tutta al femminile, sì, tutta al femminile, sì, perché praticamente di uomini ce ne sono gran pochi, anzi addirittura ci sono anche scene lesbo, ecco, c'è una scena bella forte lesbo. Però sinceramente no, non mi ha fatto impazzire, ecco, mi è venuta la depressione a leggere sto libro perché va, cioè, tutto tetro, tutto cupo, un casino dietro l'altro, quindi non mi ha fatto impazzire. C'è un ricordo un po' amaro di questo libro, ecco, un ricordo amaro, se vogliamo usare queste parole, quindi no, non mi è piaciuto, ecco. Numero 7, un libro al cui interno c'è qualcosa di magico. Io avevo scelto A chi pensi quando fai l'amore di Homero Aridis, un autore messicano che poi sono andata a controllare perché veramente mi ha lasciato perplessa questo libro, ancora non l'ho capito tuttora, dopo che è finita la challenge, ancora io non l'ho capito. E praticamente lui principalmente scrive poesie, secondo me è meglio ritornare a scrivere poesie perché io questo libro non l'ho mai non l'ho capito. Ho cercato anche commenti su questo libro e non l'ha letto nessuno al mondo, ma anche in lingua l'ho trovato questi commenti, quindi io sono l'unica al mondo ad aver letto questo libro. Tra l'altro è un regalo apprezzatissimo, però diciamo che non fa per me un po' come gli autori spagnoli, non è che proprio fanno per me, a parte Zafón, che forse ho trovato uno che mi piace, anche se ho dati due parole pure sul gioco dell'angelo, però. Comunque, in generale, gli autori spagnoli sono un po' così, che me lasciano un po' perplessa da quello che scrivono, e questo è stato così. Si divide in quattro parti che tra loro teoricamente non ci azzeccano niente. Ambientato nel 2027, ma non è un distopico. Quindi si parla di io, di questa ragazza che si sente a disagio con se stessa, a disagio con gli abiti che indossa, perché comunque è alta più del normale, tipo un po' un fenomeno da baraccone. E praticamente in questo libro scoprirà che cos'è l'amore. Ok, allora nella prima parte c'è subito una morta, un morticino così, e si apre questo funerale, tutte che piangono e ricordano sta donna. Perfetto. La seconda parte, che non c'è scritto seconda parte, cioè voi trovate tutto sto racconto intero e tu capisci che è un'altra cosa perché a un certo punto già capisci più niente, no? La seconda parte c'è la vita di Io, che è la parte più interessante, comunque la protagonista che ti spiega come è cresciuta tanto, che cosa ha vissuto durante gli anni della scuola, tutto quanto, quando incontra Baltasar, se non mi ricordo male, Baltasar che sarà l'uomo della sua vita, ecco. Poi c'è la terza parte, che è la situazione della città, questa città un po' sporca, un po' cupa, un po' sempre descritta in un po'
Un po' così zozze queste città, questi uomini lascivi che ti guardano e te se vogliono fa praticamente, lei che vive con una prostituta, con la madre, con la matrigna che ha sposato il padre e poi si era innamorata del figlio, insomma tutte queste situazioni un po' particolari che pure queste mi hanno lasciato un po' così con, dico, della serie, che cosa ho letto, che cosa sto leggendo, e poi c'è la quarta parte che è l'epilogo. Quindi in tutto questo Baltasar si incontra con Io, grande amore, stanno insieme. Il titolo che cos'è? Perché lei praticamente non riesce a lasciarsi andare, diciamo, nei momenti intimi, non riesce a raggiungere l'apice e lui gli dice: a che cosa pensi quando fai l'amore? E lei gli dice che pensa a questo, pensa a quell'altro, gli dice: tu dovresti pensare a me. E siccome lei non riesce a pensare a Baltasar mentre fa l'amore, lui se ne va, semplicemente. E lei che ci rimane male tutto il romanzo, che comunque ci rimane male, vive male questa cosa e si richiude un pochino in se stessa, fino a quando a un certo punto, tipo, c'è un terremoto e siamo alla fine della storia, c'è un terremoto e tra le macerie spunta sto Baltasar e lei capisce che è l'amore della sua vita e che ha pensato a lui, che lo ama tanto, e quindi da lì in poi la storia sicuramente decollerà, si chiude così senza sapere se poi va a finire, insomma, se lei riesce a superare, diciamo, questo ostacolo nella parte intima, lei che grida il suo nome, che grida il nome di lui tra le macerie del terremoto, e si chiude così. E quindi questo è un po' il romanzo che mi ha lasciato alquanto molto, direi, perplessa. Ecco, no, non mi è piaciuto per niente, mi dispiace. Mi dispiace, zero proprio. Poi, cioè, ho faticato per finire, lo so, 250 pagine se non mi ricordo male, ma ho faticato tantissimo. Poi, ho un libro da finire in un giorno, da leggere in un sorso solo, ed ecco il libro Ma è una gioia per eccellenza, ragazzi, un libro alla Nicholas Sparks, che io mi volevo tagliare le vene mentre lo leggevo, ecco. Dammi una lavetta che ti taglio le vene, una lavetta magari, non una lavetta, no, però. Allora, una storia del fini di Maria Giovanna Luini, ok. Allora, aspettate, eh. Allora, sta ragazza praticamente si incontra con un ragazzo che è già fidanzato con un'altra, non mi ricordo i nomi, perché quindi pensate un paio di nomi zero sempre dei personaggi. Questa ragazza si incontra con un ragazzo fidanzato con un altro, lui lascia l'altra e si sposa con lei, ok? Per ravvivare un po' il rapporto, lui comincia a proporre delle cose un po' particolari. Lei che succede? Alla fine andrà a finire a fare la prostituta per il marito, cioè lui che organizza tutte queste cose, ci pia gli sordi, e lei che si appresta a fare questo gioco. Oggi vedi, piove, non riesco a parlare. Ok, si appresta a fare questo gioco. Che io dico, no? Cioè, tutto questo poi che vi racconto in 100 pagine, che io dico, ribellati, cioè non ti piace, ribellati. No, 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 alla fine io lo amo, mi metto lì, butto la testa all'indietro, parto con la mente, non sento niente. E vabbè, non sono molto d'accordo, ecco, diciamo, con la scelta di questa. Di questa trama, ecco. Dunque, trova la forza per ribellarsi. Anzi, no, scusate, non trova la forza per ribellarsi. Lui, il marito, che cosa fa in tutto ciò? Cioè, non solo sei infame, sei un infame. No, lui si innamora di un'altra e invece di lasciare la moglie, lui parla di quest'altra fino a che poi alla fine non ci va a vivere insieme e quindi lui la lascia. Se lasciano, lei non vuole neanche niente da lui, niente soldi, niente niente. E che fai? Poi, vabbè, riparte da zero, incontra un uomo. Incontra un uomo che pure questo mi pare che ha un'altra relazione con un'altra e diventano amanti. Quando lei vede che lui si sta innamorando, lei lo manda via. Però che cosa succede? Scopre che è incinta, non dice niente, partorisce, gioca con sto figlio, cresce con sto figlio, anche se piccolino, comunque da sola, fino a che a un certo punto non si rifà vivo il padre di questo bambino. Perché scopre che lei era incinta e gli dice: perché non me l'hai detto? Io sono innamorato di te, e vanno a finire insieme. Passano un po' di anni in assoluta gioia finalmente, se non che questo uomo muore con il bambino mentre vanno a scuola. E io stavo lì, oddio mio, mi veniva da piangere, l'angoscia mi era salita. E poi ho letto tutto, si legge veramente in un paio d'ore, 100 pagine, scritto grande, veramente in un paio d'ore, tutto questo condensato in 100 pagine. E lei che ci rimane male, giustamente, cioè si erano appena sentiti al telefono, succede questa cosa, e lei che è ritirata a vita privata, il dolore troppo forte, si va a stabilire su una barca. E quindi perché questa storia dei delfini? Perché lei scriverà la storia della sua vita, questa che vi ho appena raccontato, e la butterà ai delfini. Mi immagino voracci sti delfini. Mi ha messo un'angoscia, raga. Non è possibile scrivere queste cose, ma come si fa a scrivere questa roba?
Non è perché è scritto male, intendete, ma troppo, troppo triste. Ma come fai? In tutto questo poi c'è l'amica che muore anche di cancro, ragazzi. Cioè, rendiamoci conto, anche quello. Cioè, poi dice Angiolo e ridi. Per forza che non piange, cioè, è una tragedia continua. Per forza il libro, ma è una gioia in assoluto. E dai, su, comunque questo non mi è piaciuto. Proverò a venderlo al mercatino se me lo vogliono. Se no, non lo so. Questo non voglio tenere manco dentro casa. A un certo punto l'avevo perso. Dico, sai, si è autodistrutto perché ne fa manco lui, poraccio. Quindi si è autodistrutto, invece poi è scappato fuori. Vabbè. Poi, un libro che ha lo stesso sapore del tuo gelato preferito. Io l'avevo interpretata non con i colori, perché non c'ho niente dei colori, perché io mangio cocco, stracciatella e nocciole, non c'ho nessun colore, quindi l'ho interpretata con un libro nella mia comfort zone, ossia un libro che ti fa stare bene, come quando mangi il gelato con i tuoi gusti preferiti, che vai in estasi, no? Ecco. Quindi ho scelto Piccoli limoni gialli, un romanzo a sfondo culinario. Bellissimo come, allora, libro carino, pieno di cliché, no, bellissimo no, pieno di cliché, da A alla Z l'ho capito tutto quello che succede, ma c'è una frase che me l'ha fatta entrare nel cuore, una frase che mi riguarda un po' personalmente. Praticamente lei parla con un'altra ragazza, con la sua amica, che gli dice: fra qualche anno ripenserai a tutto questo e ti accorgerai che è stato il momento in cui è arrivata la svolta. E lei dice: la svolta? Dice sì, praticamente è... nella vita di tutti arriva una svolta, uno e più episodi che obbligano una persona a intraprendere un nuovo percorso. Dici, intendi il dire il destino? Sì, forse, non parlo però di una cosa che coglie di sorpresa, ma di un destino che si crea da sé. È una cosa che mi riguarda personalmente perché tempo fa ho preso una decisione che comunque mi ha fatto sia bene che mi ha fatto intraprendere un destino diverso. E quindi questa frase mi è entrata dentro praticamente, e ecco perché amo questo libro, solo per questo, ecco, perché i cliché ci stanno tutti, però è una lettura veramente che mi è piaciuta, anche nonostante ve l'ho detto tutti i cliché, a me mi è piaciuta sta lettura, a me è piaciuta, si vede che era quello che avevo bisogno al momento giusto, e poi con questa frase che mi ha riportato alla mente tutto ciò che ho passato, e che sono, non so se era scritto nel destino che andava a finire così o se io con la mia forza di volontà ne sono uscita. Fatto sta che comunque sia, ho preso la famosa svolta nella vita, che chiusa una porta ti apre un portone, il famoso, comunque questo consigliato. E poi l'ultimo era un libro che ti fa venire voglia di metterti in viaggio. Il diavolo vola a Hollywood, dico due parole perché comunque ne avevo già parlato, di alcuni ne avevo già parlato, quello che non mi andava bene, quindi magari in caso vi lascio i vari aggiornamenti sotto nell'info box, perché sennò nelle schede non c'entrano di tutta la challenge, ecco. E un libro che ti fa venire voglia di metterti in viaggio, che è Il diavolo vola a Hollywood di Lauren Weisberger, anche questo carinissimo. Se non parla del diavolo veste Prada, questa mi piacciono i romanzi, questo l'abbiamo appurato. Anche questo, mi sono immersa un po' dalla parte della moglie e mi sono emozionata, e non è così scontato come si crede, già ve l'avevo detto, quindi mi piace perché questa coppia, c'è lei che praticamente mantiene il marito che sta cercando di sfondare, di diventare un musicista, detta di tutti che non ci riuscirà mai, invece lui ci riesce. Purtroppo il menage di questa coppia viene travolto dalla notorietà, e quindi ci saranno crisi, ci saranno riavvicinamenti, ci saranno, se lasceranno, si ripieranno, insomma tutto quello che può succedere all'interno di una coppia. E a me è piaciuto, mi è piaciuto proprio tanto, diciamoci la verità, mi è piaciuto, mi ha emozionato, e ve l'ho detto forse perché adesso sono scatto in più dalla parte della moglie, quindi mi ha emozionato, e quindi questo assolutamente, pure questo consigliato. Allora, questi sono i libri che ho portato a termine tutti quanti per la Summer Challenge di Sissi Anita, che mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto fare questi video settimanali, infatti ho preso come vizio, diciamo, come abitudine, li voglio proporre anch'io sul mio canale settimanali, perché mi sanno veramente carini e comodi anche per dire le mie impressioni mano a mano che leggo i libri. Dovrò invece di fare quei video lunghissimi come sarà questo per la fine del wrap up, ci sarà il wrap up, magari accorpo più letture insieme dopo un certo periodo, voglio cambiare un po', perché sapete, ultimamente mi era presa l'ansia che se non leggevo quel tot non riuscivo a fare il wrap up, e mi dispiace, la mia non è una gara a chi legge di più, assolutamente, però è una cosa mia mentale, e quindi non lo so, l'avevo presa un pochino a male, e quindi grazie anche a sta challenge, comunque c'avevo cose settimanali, comunque era distribuita in 2 mesi, diciamo che sono riuscita a gestirmela meglio, quindi voglio comunque
continuare a fare così e vedere se, cioè, il fatto di non pubblicare un wrap up a luglio mi ha aiutato a distaccarmi un pochino da questa cosa, a prendere le dovute distanze, perché sai, quando cominci a fare video su YouTube poi ti viene voglia e sai che comunque c'hai un seguito, vuoi pubblicare delle rubriche a scadenza e io non ce la faccio. Mi si piglia l'ansia, non ce la posso fare, ecco. Quindi cambiamo un po' le carte in tavola e rimoderniamoci un pochino, perché no? Ogni tanto mi piace cambiare. In amore sono fedele, ma tutto il resto, capelli, borse, cose, ogni tanto mi piace cambiare, mi piace rivoltare così anche i mobili, ogni tanto cambio la posizione della casa. I mobili intendo. Cambio zona proprio. E quindi così, niente ragazzi, questo è il mio riepilogo della Sissi Anita Summer Challenge, pure per questo video un po' di cavolate le abbiamo dette. Io vi ringrazio come sempre, siamo cresciuti ancora, grazie. Ringrazio come sempre che mi state a sentire, spero di avervi intrattenuto come sempre, un bacione, alla prossima!